Sì, stiamo effettuando le prove di carico sul ponte. Come vedete alle mie spalle ci sono dei bilici che stanno salendo secondo una disposizione che sta dando appunto il direttore lavori insieme al collaudatore. In totale metteremo sull'impalcato 400 tonnellate che ovviamente verranno spostate prima su un lato e poi sull'altro della carreggiata per effettuare tutte le varie misurazioni necessarie. E qui a terra invece sulla spalletta ci sono delle stazioni di misura totali con delle dime che misureranno l'abbassamento, quindi la freccia e la deformazione e la rotazione dell'impalcato, che poi verranno confrontate ovviamente con i dati di calcolo del progettista e verrà poi prodotta la relazione di collaudo che verrà depositata una volta effettuata la fine lavori. Questa comunque rappresenta, diciamo, la fine e quindi il collaudo della struttura vera e propria. Da ora in avanti mancano soltanto i lavori di finitura che nel giro di un mese e mezzo o due si dovrebbero ultimare, quindi con la stesa dell'asfalto e soprattutto poi l'installazione dei guardrail e dei parapetti laterali bordo ponte, che rappresentano ovviamente una lavorazione importantissima per la sicurezza, per garantire la sicurezza di questo ponte. Ricordiamo che è stato demolito e ricostruito proprio perché c'erano dei grossi problemi di sicurezza relative proprio alla banchina del ponte e quindi alla tenuta delle barriere precedenti.